con il presidente Giorgio Lacava, oggi la ciliegina di un inizio di stagione incredibile, perché battere questa Pro Vercelli in questo modo è straordinario. Assolutamente sì, una squadra veramente, a parere mio, che potrebbe giocare tranquillamente in Serie B, quindi oggi una prova eccezionale. Un po', io che poi ripenso alle varie partite così, il primo tempo mi sembrava un po' il primo tempo di Arezzo-Siena dell'anno scorso, una grande squadra che si è sfogata e poi noi che le abbiamo colpiti, mi sembrava un po' la partita della famosa impresa totale dell'anno scorso. Presidente, che ha giocato la partita, che in tribuna... Purtroppo la gioco sempre, sono fatto così. Infatti domenica ho un po' un rammarico, perché domenica non ero carico, perché ero un po' stanco. Per me questo ha voluto, oggi ero stracarico. Per la prima volta il presidente Lacava è in testa alla classifica, benché ci sono tante partite ancora da recuperare. Non puoi dire che uno è in testa alla classifica con tutte le partite che ci sono da recuperare. È chiaro che fa molto piacere, anche perché se ci dicevano, ripeto, un po' di mesi fa che eravamo in questo momento primi, nessuno ci credeva. Poi ci sono giocatori, Buglio oltre a segnare, sembra un giocatore veramente che forse lo vedremo in Serie A presto. Perché è un giocatore Io penso Buglio, un giocatore che ogni partita sta crescendo, ma ti direi anche un altro giovane che sembra Gian Votarano e Pinto anche. E poi tutti bravissimi, tutti come al solito danno tutto in campo, e quella al di fuori del gioco, che io ripeto, ho visto anche l'altro giorno delle partite di categorie superiori, il gioco come noi non ce l'hanno, quindi dico la cosa più bella di questa squadra è che dà veramente sempre tutto. Anche quando poi magari altre squadre sarebbero difese, invece l'Arezzo anche sul 2-1 ha continuato a giocare a giocare, quindi veramente un plauso a tutta la squadra. Ma ve lo aspettavate prima di cominciare un risultato del genere? Prima di iniziare il 13 luglio il ritiro a Bagno in Romagna, allora sembrava una stupidaggine, perché poi chiaramente facemmo le amichevoli con squadre di seconda categoria, mi sembra Bagno in Romagna faccio, però già si vedeva che era una squadra che era un blocco unico, e quindi questo è stato subito, cioè, abbastanza orientati che avremmo fatto risultati positivi. Fino a questo punto no, però adesso stiamo vivendo un sogno bellissimo e speriamo che durerà più possibile.